Ma secondo voi in quanti giorni si fa il giro del mondo al giorno d'oggi? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Tornano le recensioni di libri sul canale. Ultimamente in realtà sto leggendo molto, ma non sono soltanto libri legati al viaggio, che poi ovviamente recensisco in video. Per cui se volete avere un quadro completo dei libri che leggo, potete cercarmi su Goodreads. Vi lascio ovviamente il link in descrizione. Oggi, come leggete dal titolo, vi parlo di un grande classico della letteratura di viaggio ed avventura che conoscono penso tutti, ovvero Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Del libro vi lascio ovviamente, come sempre, in descrizione il link Amazon, sia alla versione cartacea che a quella ebook. La vicenda raccontata è piuttosto nota a tutti. Il romanzo narra infatti di Phileas Fogg, un ricco londinese del tardo 800 che per scommessa affronta l'impresa di fare il giro del mondo in 80 giorni esatti, un vero record per l'epoca. Insieme a Fogg ci sarà Passepartout, il suo servo francese, e nel corso del viaggio, ricco di colpi di scena e di imprevisti, si uniranno la bella Adwa e il signor Fix. Mi permetto una piccola parentesi perché se avete visto una delle trasposizioni cinematografiche che sono state numerose nel corso del tempo, dimenticatevi la mongolfiera, mi raccomando. Il libro è un romanzo leggero e divertente che raggiunge in pieno quello che era lo scopo di Verne, ovvero far appassionare i giovani alla geografia. Inoltre permette a noi del XXI secolo di fare un salto indietro nel tempo in un'epoca nella quale l'aereo era pura fantascienza. È un grande classico, sempre attuale e secondo me adatto a tutti, adulti e ragazzi, e ha la capacità di far viaggiare anche se siamo costretti in casa. Per finire vi ricordo che in descrizione trovate i link sia alla versione cartacea che alla versione ebook su Amazon. Sempre in descrizione trovate i link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Se il video l'avete trovato utile e interessante, vi ricordo di lasciare un bel like e se avete letto il libro fatemi sapere con un commento quello che ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video in uscita. E a proposito di nuovi video in uscita, c'è un nuovo sondaggio sulla Community tab che trovate sul mio canale in cui potrete scegliere quello che sarà il prossimo video che verrò caricato su questo canale. Quindi adesso che è finito il video potete andare a darci un'occhiata. Non mi resta che salutarvi e dirvi have a nice life!